Manca circa un mese alle elezioni europee del 18 giugno prossimo e i due maggiori partiti italiani, la DC e il PC, sono scesi in campo per cominciare a tratteggiare le linee della campagna elettorale. Ci siamo, la giostra elettorale per gli scranni di Strasburgo si sta mettendo in moto. Sul palco, che via via si affollerà sempre più, sono saliti per primi i due attori più grandi della scena politica italiana. La Democrazia Cristiana lo ha fatto arrotandosi le unghie sull'ampio tappeto ecologista e ha scelto come simbolo di questa vocazione ambientalista proprio una balena, con scritto Azzurro Europa, proposte per l'ambiente. Proposte dunque, eccole, creare un governo europeo per l'ambiente con poteri legislativi vincolanti per tutti i paesi membri. Il Partito Comunista invece è uscito dalle quinte con alla testa il suo candidato che finora ha più fatto discutere, il politologo francese Maurice Duverger. 71 anni, docente universitario, grande amico di Mitterrand, Duverger ha accettato la candidatura offertagli da Occhetto, sostenendo che il Partito Comunista Italiano è un prodotto del dopo Gorbaciov, maturo per un governo delle sinistre.